Ehi ciao, io sono Giulio. Oggi andremo avanti con la realizzazione del mio sito web. Nello scorso episodio abbiamo realizzato tutta la progettazione, quindi tutto il design e la varia struttura del sito, mentre oggi andremo effettivamente a crearlo. E quindi niente, andiamo subito. Eccoci qua. Allora, qua abbiamo la presentazione che abbiamo fatto nello scorso episodio. E quindi niente, oggi inizieremo a creare la home. Spero che finiremo. Sicuramente la iniziamo. Ok, quindi la prima cosa da fare è creare la cartella del sito, non l'ho ancora creato, la chiamiamo Giulio and Code sito e la apriamo con Visual Studio. Direi, prima cosa creiamo un index.html che sarà appunto la home, poi creiamo la cartella pagina dove andremo a inserire tutte le pagine, poi andremo a inserire qua nella cartella principale script.js che è il JavaScript della pagina principale, cioè quella della home, anche se in pratica di JavaScript ce ne sarà poco, però vabbè, e il CSS anche, quindi style.css sempre della home, mentre nella cartella delle pagine andremo a creare poi le varie pagine, per esempio Discord, adesso la creo poi la cancello. E dentro ogni pagina ci sarà il nome della pagina, HTML, lo stile e il JavaScript, in questo modo. E basta. Poi magari possiamo creare anche una cartella IMG, dove andremo appunto a inserire tutte le varie immagini, e basta. A posto. Vai, questa cartella adesso per ora la cancello, poi ci pensiamo. Ok, quindi iniziamo subito e niente. Apriamo questo browser. Eccoci qua. Ok, direi di iniziare. Quindi niente. Ok, è tutto pronto. Possiamo iniziare. Direi che la prima cosa da fare è creare la navbar. Questi link qua e l'immagine di profilo. Ah, l'ho fatto rosso perché altrimenti non si vedeva niente. E poi ovviamente lo tolgo. Ok, niente. Ora cominciamo a fare tutto. Quindi mettere questo coso blu e il mio personaggino. Ok, allora per prendere questo, visto che l'ho creato qua, facciamo selezione per esportazione. E poi esporta selezionato. Sì, sul desktop. Eccolo qua. Lo chiamiamo background 1 e lo mettiamo appunto nella cartella immagini. Ok, sì, togliamo questo rosso orribile e vediamo se. Ok, ci sta, ci sta, ci sta. Ora posso mettere il mio personaggino. Mettiamo più su. Ok, ci sta, mi piace. Ora qua invece dobbiamo creare. Dov'è? Qua. Dobbiamo creare questo. Quindi il titolo, il sottotitolo e il pulsantino.
Ok, dai, ci può stare. Direi di creare anche un'animazione di hover, quindi quando ci passo sopra il mouse cambia colore, si ingrandisce, si impicciolisce, adesso vedo. Così è meno più carino, ecco. Dai, ci può stare, secondo me. Yes, assolutamente. Ora andiamo avanti. Quindi creiamo questa sezione e ultimo video, il server e i vari tutorial. Ok, quindi questa è tutta la sezione che va soprattutto. Ottimo. E niente, adesso inizio a creare l'ultimo video. Ovviamente per ora creiamo solo lo stile, poi più avanti andremo a magari settare che l'ultimo video si setti in automatico, magari. E cioè appunto che facciamo prima tutto il CSS e poi alla fine creiamo tutte le varie automazioni con JavaScript. Ok, allora, direi che per oggi è tutto. Si è anche fatto il buio, come vedete, quindi direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Nel prossimo episodio ovviamente andremo avanti, concluderemo la home e poi andremo a fare tutte le altre pagine. Ok, per oggi è tutto. Se vi va, in descrizione trovate un link dove potrete scaricare tutti i file del sito, fino a dove siamo arrivati oggi. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Consigliatemi nei commenti magari qualche consiglio da apportare appunto al sito. E quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto. Io vi ricordo di mettere like, commentare e iscrivervi. Noi ci vediamo nel prossimo video e ciao ciao!